Anche a Teramo con una collaborazione con l'azienda Tua arrivano le bici elettriche che possono essere appunto affittate dalla cittadinanza. Sì, è un progetto che non ha costi per l'amministrazione, portato avanti da Tua. Eh, con una rete di comuni quindi è un progetto molto valido soprattutto per questo motivo perché è un progetto riconoscibile su gran parte del territorio eh, provinciale soprattutto anche nelle aree costiere dove chiaramente soprattutto in questa fase c'è un flusso di utenti molto, molto alto. Quindi è un progetto che ha preso piede già a Teramo, le biciclette eh, sono state posizionate, eh, verranno, termineranno il posizionamento in questi giorni e eh, ci sarà la possibilità appunto di utilizzare in piena autonomia attraverso l'app eh, con grandi vantaggi per chi ha abbonamenti dei treni perché proprio nasce anche con questa ottica di eh, valorizzare la mobilità attiva soprattutto nell'interscambio tra treno e bici. Anche lì è un progetto di interscambio, chi va a parcheggiare al parcheggio San Francesco può utilizzare gratuitamente la bici elettrica sia con l'abbonamento sia con eh, il parcheggio quotidiano, quindi eh, andiamo in una direzione decisa netta anche di riempire il grande contenitore, sempre per liberare posti in centro.